Siamo a Lemon Ball con Stefano Cobolli, tra l'altro ha appena vinto Flavio il suo primo turno qui di Main Draw. Allora, intanto partiamo da Flavio. Insomma, ha passato delle qualificazioni toste, oggi è stato un po' fortunato col sorteggio contro il polacco che non era irresistibile, diciamo così. Sì, ha giocato un ottimo torneo di qualificazioni, erano tutte partite abbastanza dure e mi è piaciuto. Io lo vedo poco giocare anche in allenamento così, quindi era un po' che non vedevo una partita e devo dire che è stato bravo. Lui ha questi alti e bassi così, quindi fanno venire un po' di, no, di ansia, però insomma un pochino strano, e gli piace andare in lotta, quindi se migliora anche questo aspetto, insomma tecnicamente gioca bene, grazie anche all'aiuto dei suoi maestri, insomma sta facendo un bel lavoro, penso, quindi sono contento. Oggi sì, oggi ho giocato con uno straniero che non era forse all'altezza del tabellone, però come dicevi tu, gli stranieri o vincono o perdono al primo turno, è vero, a Lemon Ball, quindi domani credo abbia uno scoglio molto duro, vediamo un po' come va. Penso comunque il torneo, il suo torneo l'ha già fatto e penso che sia contento. Caratterialmente, ne parlavo con Silvano Papi l'altro giorno, quando mi ha detto, voleva dirmi, andiamo a vedere che fa Cobolli, andiamo a vedere quanto sta l'animale. Nel senso che in campo poi è uno che è pulitissimo tecnicamente e caratterialmente molto tosto invece. Sì, non lo so, ne ho visti di peggio, cioè non è così cattivo come sembra, a me mi dà l'idea, c'ha un bel carattere, sta bene in campo, però ne ho visti anche di più cattivi. Io stesso penso che quando ero piccolo ero un pochino più cattivo di lui, però io lo reputo come gioca abbastanza folle, quindi mi fa un po' impressione, vorrei che giocasse un pochino più contenuto, invece a volte fa delle scelte, però secondo me fa bene così, insomma alla fine si diverte a fare così e arriva sempre all'ultimo facendo delle scelte molto azzardate, insomma penso che se si diverte lui così, bene, certo da fuori non è proprio il massimo. A proposito di questo, come gestisci il tuo rapporto, che è ovviamente quello di genitore, ma in parte ovviamente anche quello di maestro, e poi lui tra l'altro, se non sbaglio, fa sia tennis che calcio, no? Sì, gioca anche a pallone, penso che sia una fortuna fare due sport a questa età, anche magari a un buon livello come fa lui, sia calcio che tennis, perché lo distrae un minimo l'uno dall'altro senza dargli troppe pressioni su uno sport singolo. Poi ovviamente dovrà prendere una decisione nel momento che decide di farlo, magari a livello ancora più serio, però adesso secondo me è molto utile. Chi inizia magari a fare tennis a 9-10 anni e fa solo quello tutti i giorni rischia un pochino di bruciare i tempi, mentre invece col doppio o triplo sport è un impegno, perché stai sempre o al campo da calcio o a tennis, però diciamo che ti leva un po' di responsabilità, è molto importante perché poi riesci a gestire meglio, certo, anche la partita, la gara, rispetto magari ad altri bambini che sentono la pressione un pochino più alta. E per quanto riguarda il ruolo sia genitore che maestro, come ti avevo cercato ti rapporti? Di saltarla, esatto. Allora, ovviamente non lo alleno io, perché lui gioca al Parioli e io non ci ho mai giocato a tennis. Ma anche il rapporto magari durante la partita, quello mi interessava, no? Insomma, come vedo che mi guarda durante la partita e questa cosa non va benissimo, anche se non è che mi guarda molto, ogni tanto mi guarda, in realtà sarebbe meglio, visto che c'è qui, che guardasse di più l'allenatore. Però insomma non si può voler tutto. Lui non mi ascolta più di tanto, però a volte fa anche un po' finta, cioè nel senso che non fa finta di non ascoltarmi, però le cose poi che dico mi dicono anche meneschinche così, che poi dopo cerca di riprodurle in allenamento, quei pochi consigli che gli do, perché non giocandoci quasi mai, cioè, certo, cioè preferisco parlare di pallone con lui che di tennis. Credo che sia corretto così, insomma. Parlo molto più di calcio che di tennis. Senti, l'ultimissima cosa, invece, è in generale, sul torneo in generale, come ti è sembrato? Le categorie più basse mi sembrano molto competitive, cioè sia under 10 che under 12, c'è cioè un livello anche in qualificazione buono. Da sempre il Lemon Ball credo che
sia le categorie principe siano l'under 10 e l'under 12, dove poi vengono a giocare da tutta Italia, a volte anche dall'estero, insomma i migliori sono tutti. Non sono molto favorevole all'under 8 perché sono ancora troppo piccoli, mi sembra un po' eccessivo. Poi vabbè, Flavio fece anche l'under 8, quindi alla fine poi glielo fai fare, però sono tanti bambini che non sono pronti a una partita, quindi con i genitori, i maestri fuori c'è molta responsabilità, quindi ce ne sono pochi che a 7, addirittura a 6 anni, perché si inizia a 6 anni con i genitori, il maestro fuori, fare una partita è difficilissimo, quindi un pochino rischioso. Mentre l'under 10 e l'under 12 trovo che siano due tornei molto belli. Hanno levato l'under 18, che sai, le categorie sopra under 12, essendoci già i tornei internazionali con i punti ETA, si rischia di non essere un torneo, diciamo, al massimo livello, certo. Quindi si vede il miglior tennis nelle due categorie 10 e 12. Grazie. È molto ben organizzato, quindi questo da sempre, quindi è sempre un piacere venire, fanno sempre un ottimo lavoro. Grazie mille, buon Lemon Ball. Grazie.